A 200 anni dalla nascita di Antonio Fontanesi a Reggio Emilia, con la promozione dei musei civici della città e la collaborazione della Fondazione Torino Musei Galleria d'Arte Moderna e della Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi di Piacenza, dedica una grande mostra retrospettiva ad un suo illustre concittadino, visitabile ai musei civici dal 6 aprile al 14 luglio. Una mostra che vuole guidare il pubblico alla riscoperta di un autentico protagonista della pittura dell'Ottocento italiano ed europeo e di documentarne la sua fortuna dopo la sua morte. La mostra è allestita a Palazzo dei Musei, pareti verde fondo come la foresta di Fontainebleau, e da una parte ci sarà proprio la parte dedicata a lui con le grandi opere che lui ha esposto alla Biennale di Venezia del 1901, le opere provengono dai grandi musei italiani, poi di fianco due display luminosi su cui stiamo lavorando, da un lato la vita, quindi una sorta di timeline che consente di mettere a confronto le sue opere con quelle degli altri artisti, di evidenziare gli incontri che ha avuto, dall'altra la storia della critica, anche qui le grandi mostre, gli interventi dei critici che si sono dedicati a lui. E dall'altra parte invece il confronto, l'eredità, eredità che non vuol dire copia, eredità che vuol dire qualcosa che va avanti in senso moderno, e quindi simbolisti, divisionisti, con Pellizza da Volpedo, Angelo Morbelli, la ripresa degli anni venti con opere importantissime di Carrà, di Casorati, e poi forse la cosa più sorprendente, arriviamo al Novecento, la seconda metà del Novecento, quindi opere informali di Mottia Moreni, di Pompilio Mandelli, di Ennio Morlotti, fino all'ultimo opera che è un sacco di Alberto Burri, questo riflettendo anche la considerazione critica di Francesco Arcangeli che dal romanticismo all'informale aveva visto proprio un medesimo sentimento di approccio alla natura. Fontanesi ovviamente è l'artista più importante che abbiamo in città, ma che abbiamo anche come musei civici, quindi una mostra importante perché è proprio, dobbiamo celebrare il nostro maestro più famoso, più celebre, e non a caso la nostra Pinacoteca è intitolata ad Antonio Fontanesi. Avevamo fatto una mostra in precedenza nel 96 che fra l'altro aveva avuto un grande successo. In quell'occasione Fontanesi era stato accostato agli altri italiani del periodo e si era evidenziato che insomma c'entrava fino a un certo punto, perché mentre gli altri tendono al vero, lui tende alla rappresentazione del vero che è dentro il suo cuore, quindi in un certo senso appunto sguincia un po' sull'idea del romanticismo europeo rispetto anche alla cultura italiana del tempo. La mostra, come suggerisce il titolo, è la storia di una resurrezione artistica e dell'eredità che lascia Fontanesi, ma anche un'occasione per rinsaldare l'amicizia fra Torino e Reggio Emilia nel nome di Fontanesi. L'eredità di Fontanesi è sicuramente un'eredità complessa, capace di parlare agli artisti, soprattutto agli artisti che sono venuti dopo Fontanesi, capace di parlare a Pellizza da Volpedo, a Carrà, a Casorati. E si può dire che con Antonio Fontanesi siamo di fronte ad un artista in un qualche modo anomalo, singolare, un artista che ha viaggiato moltissimo e ha avuto una conoscenza, una consapevolezza di quella che era la più moderna pittura di paesaggio, in modo tale da poter essere il portatore in Italia di quella che era una ventata che aveva scardinato completamente le regole, le convenzioni del paesaggio accademico. Fontanesi fu la persona che i macchiaioli ammirarono come il primo dei paesisti, proprio perché lui riuscì a aggiungere, a rinnovare in modo decisivo quella che era la cultura di quel momento. E proprio in rapporto ai macchiaioli fu lui a portare l'attenzione, la loro attenzione verso il tema del paesaggio. Il segno della mostra vuole anche essere questa amicizia tra le due città, non solo per la storica grande mostra che venne organizzata in quel caso a Torino con la presenza degli stemmi delle due città poste proprio nel frontespizio del catalogo, ma sin dagli inizi del Novecento, quando si raccoglievano le collette per il monumento di Fontanesi qui a Reggio Emilia, e quando al contrario si raccolsero i fondi per il busto di Fontanesi che si trova all'Accademia Albertina. Quindi è davvero anche per noi importante rinsaldare questa amicizia, questa collaborazione.
Con questa retrospettiva la città di Reggio Emilia conferma la grande importanza attribuita alla cultura in questi ultimi anni come volano turistico nel solco di una felice tradizione museale che caratterizza l'intera regione. C'è tutto questo e tanto altro, è una retrospettiva importante a 200 anni dalla nascita di Antonio Fontanesi e quindi di un grande artista dell'Ottocento, di un grande reggiano da un lato, ma dall'altro lato anche di un artista di fortissima proiezione internazionale e quindi anche un modo stesso con il quale le operazioni culturali di questa città diventano anche veicolo di una forte apertura della città nella dimensione internazionale e culturale. E, è un ulteriore importante passo avanti della storia recente dei musei civici di Reggio Emilia, che a partire dal 2013 hanno via via innovato il proprio patrimonio, la propria offerta culturale, tenendo insieme tradizione, innovazione e soprattutto la capacità di riuscire a partire da un ambito museale per esplorare anche la contemporaneità e lo sguardo sul futuro. Questa mostra su Fontanesi diventerà anche un'occasione di confronto con le scuole, perché la storia dei nostri musei è anche una storia di oltre 20.000 bambini all'anno di laboratori didattici e quindi, come tutte le altre istituzioni culturali, è sempre fortemente orientata non solo alla produzione culturale ma anche alla formazione, elemento caratterizzante della nostra città. E poi, come dicevo, è certamente una delle operazioni culturali più importanti che la città ha fatto in questi anni, di una città che ha investito e sta continuando a investire molto sulla cultura. Insomma, abbiamo un'importante mostra di Salgado in questo momento in città, siamo nell'imminenza dell'inaugurazione dell'edizione del 2019 di Fotografia Europea. Insomma, credo che questa è una città che ha messo la cultura al centro del suo modello di sviluppo, della sua idea di città, della sua idea di futuro, e la mostra di Fontanesi è un passaggio fondamentale di questa idea.